Ogni 2 anni l'EACS presenta le nuove linee guida di trattamento per i pazienti con HIV che riguardano diverse aree della malattia, quindi non solo la malattia in sé, l'infezione in sé. Noi ne parliamo con la professoressa Antonella D'Arminio Monforte, che è presidente della conferenza EACS 2017. Allora, professoressa, iniziamo dalla terapia antiretrovirale. Cosa ci dicono le nuove linee guida? Sì, sostanzialmente le nuove linee guida indicano la necessità di trattare tutte le persone indipendentemente dalle fasce di CD4. Un tempo si parlava di trattare le persone più immunodepresse, poi questo si è visto che comunque anche con minore immunodepressione la terapia antiretrovirale è efficace proprio nel ritardare la progressione non solo verso la malattia conclamata, ma anche verso una serie di altre patologie e diciamo da ultimo a seguito di una serie di trial importanti e di studi osservazionali si è visto che a qualunque fascia di CD4 c'è un beneficio nel trattamento. Il beneficio per il trattamento è non solo rispetto al singolo, cioè alla persona che viene trattata, ma c'è anche un beneficio a livello di popolazione perché il rendere la persona con una carica virale non determinabile nel sangue implica che questa persona non è praticamente più contagiosa e quindi implica il fatto di abbattere la possibilità di infezione ad altre persone. Quindi c'è un beneficio sia per il singolo sia a livello di popolazione. Ovviamente questo implica delle risorse aggiuntive perché la terapia costa e le persone con fasce di CD4 elevate sono tante, ma ci sono analisi farmaco-economiche che al di là del beneficio del singolo e della popolazione indicano che questo è comunque rappresenta un vantaggio anche in termini economici per le nazioni, per gli stati che indicano questi soldi. Cosa ci dicono invece le linee guida sui pazienti che presentano delle comorbidità? Ma sì, sulle comorbidità infettive e non infettive, si distinguono infettive e non infettive, diciamo che sulle comorbidità non infettive ci sono sempre più screening, la popolazione HIV positiva invecchia perché appunto non muore più di AIDS, perché ci sono anche una serie di persone che arrivano tardi alla diagnosi, quindi quando sono già un po' vecchi. E questo implica che abbiano tutta una serie di patologie che sono comuni dell'età, ma in realtà proprio per essere HIV positivi un po' più precocemente rispetto alla popolazione HIV negativa. Quindi stiamo sempre più diventando medici della persona, non infettivologi, quindi dobbiamo essere in grado di trattare le dislipidemie, l'ipertensione arteriosa, i soggetti a rischio di infarto del miocardio, di broncopneumopatie cronico-ostruttive e diciamo che queste linee guida mettono di anno in anno a punto proprio come dire, degli schemi di trattamento e di screening per queste patologie. Ecco, invece cosa c'è di nuovo nel trattamento dei pazienti che presentano una coinfezione, quindi da virus epatitici? Beh, diciamo che il trattamento delle persone con coinfezione da virus C dell'epatite le linee guida vanno di pari passo con la disponibilità di nuovi trattamenti. Si è visto, ormai è sdoganato il fatto che i soggetti coinfetti rispondano ugualmente bene alla terapia con nuovi antivirali ad azione diretta nei confronti dell'epatite C. C'è un problema eventuale di interferenze con la terapia antiretrovirale. La cosa che è importante dire è che ora si parla di trattare, anche qui un po', come dire, si trattare tutti i soggetti coinfetti con virus C dell'epatite indipendentemente dal grado di fibrosi, proprio per anticipare la evoluzione in cirrosi e quindi per un vantaggio sul singolo, ma anche qui per abbattere la possibilità di trasmettere l'infezione ad altri. Ultimo punto è quello delle infezioni opportunistiche. Qui che cosa c'è di nuovo sul trattamento di questi pazienti? Ma di nuovo sul trattamento di questi pazienti non c'è molto, c'è sicuramente la problematica relativa alla circolazione di ceppi multiresistenti di Mycobacterium tuberculosis che implicano effettivamente delle difficoltà nel trattamento. Non è
un fenomeno così frequente, però è un fenomeno che va assolutamente controllato, perché poi ovviamente possono questi soggetti portatori di ceppi multiresistenti possono infettare soggetti sani anche HIV negativi.